Un punto per uno e applausi per tutti. Potrebbe essere sintetizzata così la sfida di oggi tra Catanzaro e Cremonese al Ceravolo, una bella sfida di Serie B in tutti i sensi, una delle più belle forse partite del Catanzaro quest'anno contro un avversario solido, un avversario coriaceo, un avversario che merita la posizione che ha, dall'organico ovviamente importante. È stata una bellissima partita, un pomeriggio intenso, quello che abbiamo vissuto e che oggi a Studio Giallorosso proveremo in qualche modo a riassumere, a commentare, ad analizzare insieme. Tante le emozioni che abbiamo vissuto, le proveremo, come detto, ad analizzare qui insieme a Stefania Scarfò. Buonasera Stefania. E Buonasera Gianfranco, buonasera a tutti. Buonasera buonasera anche a Mimmo. a tutti voi. Un pomeriggio d'alto livello e di grande calcio, quello del Ceravolo di oggi pomeriggio, come dicevamo, per una partita che era stata presentata davvero come un viatico, un bivio per il Catanzaro. Il Catanzaro, vincendo questa partita, si sarebbe rilanciato, avrebbe dato ancora di più slancio alla sua corsa verso il podio dopo quella che era stata anche la vittoria di Modena. Ne è uscita fuori una partita da zero reti, perché né Catanzaro né Cremonese sono riusciti a segnare, ma tante, tante occasioni. Tante belle giocate e tanti giocatori anche in copertina, tanti personaggi in copertina, Stefania. Sì, davvero una bella partita, proprio uno spot, no, per quello che è il calcio, perché si sono affrontate due squadre che ovviamente meritano la posizione che occupano e oggi lo hanno dimostrato. Una Cremonese sicuramente in difficoltà nelle ultime settimane, che in un certo senso si giocava l'ultima chance per provare ad agganciare il treno promozione diretta. Diciamo che ormai è un sogno che svanisce. Forse definitivamente, insomma, per la squadra di Giovanni Stroppa, che però riesce a tenere a distanza il Catanzaro, quindi riesce nell'intento quantomeno di non mettere a rischio anche la quarta posizione, però è sempre una squadra fortissima, ha uomini, ragazzi, aveva una panchina oggi da fare paura. C'è stato il momento in cui sono entrati insieme Coda e Falletti che, Scusate se poco. ci si chiede come è possibile che due giocatori come questi stiano in panchina e non giochino stabilmente da titolari, quindi insomma è una squadra che fa paura, quindi va a maggior ragione sottolineato il merito del Catanzaro per una prestazione innanzitutto, perché è vero, la vittoria non è arrivata, ma è arrivata una prestazione assolutamente importantissima, che dimostra ancora una volta che Catanzaro se la può giocare con tutti in questo campionato, che non ha nulla da invidiare a chi sta davanti in classifica, che probabilmente le varie Parma, Como, Venezia e Cremonese, che al momento sono davanti al Catanzaro, ci sono perché hanno un organico forse più profondo, perché hanno fatto investimenti diversi, insomma, per tante situazioni, ma il Catanzaro non ha nulla da invidiare a queste squadre e lì se la gioca e nei playoff se la gioca. Nei playoff se la potrà giocare. Mimmo, era questa un po' l'idea con cui ci si era avvicinati, no? La curiosità con cui ci si era avvicinati a questa partita. Il Catanzaro doveva dimostrare dopo Modena di essere all'altezza di partite così, di essere all'altezza di anche di avversari così importanti, così blasonati, così preparati, come diceva Stefania. Il sunto di questa partita è che, anche in ottica playoff, il Catanzaro c'è, la sua candidatura la può mettere sul piatto ai playoff perché ha dimostrato di avere veramente i numeri per contrattaccare a queste squadre. Guarda, non c'è dubbio che il Catanzaro meriti ampiamente il posto che occupa, perché oggi, prima di rispondere alla tua domanda, vorrei dire che sì, è vero che è stata una partita da zero reti, ma sono di quelle partite che chi segna vince con il minimo scarto. Però oggi abbiamo avuto la possibilità di vedere una grande tecnica, ottima tattica, da ambedue le squadre Vero. parlo, non perché. Quando una squadra non riesce a fornire sul terreno di gioco una prestazione tattica e tecnica nello stesso tempo, la partita non è bella come quella di oggi. È un buon calcio, diciamo, tre squadre che si rivedranno probabilmente se gli ingranaggi dei playoff li faranno rincontrare, si rivedranno nei playoff. Sono delle squadre che, tra l'altro, io ho voluto prendere la formazione dello 0-0 della prima Di partita, partenza che era dell'esordio. l'esordio del Catanzaro in Serie B, e
di quella sfida c'erano sei da una parte e sei dall'altra, quindi totalmente cambiati. Addirittura la Cremonese aveva un altro uomo in panchina al posto di Strop. E hanno tutti i mezzi, seppur con qualche impianto di più da parte della Cremonese, secondo me, perché per alcuni momenti era forse la candidata per raggiungere direttamente la Serie A insieme al Parma. E sì, sono delle squadre che oggi hanno fatto vedere che si può giocare a calcio e si può giocare soprattutto, lasciatemelo dire, in maniera corretta, perché tutto Vero. sommato è stata, al di là dell'infortunio di Ambrosino, che ci sta in una partita, insomma, ci auguriamo che non sia nulla di grave, ma ci sta l'infortunio. Al di là di qualche cartellino giallo che manca, un paio, diciamo, ma che non ha influito certamente sull'andamento della partita, oggi si è vista una signora partita. Vero, vero, anche questo ha contribuito ad elevare lo stile della partita, ad elevare anche il valore tecnico di quello che abbiamo visto in campo. Ci state seguendo in tantissimi e stanno arrivando già tanti messaggi. Io qualcuno lo leggo. Sono messaggi che mi trovano e penso che troveranno concordi anche voi. Giacomo ci dice partita di alto livello. Giusi, leggo ecco prima quello di Giusi. Buona partita che contribuisce ad accrescere l'autostima e la consapevolezza di potersela giocare con tutti. Sono d'accordo assolutamente con Giussi, e poi c'è anche un commento di Francesco e ti giro subito la palla su questo, cerco di farti l'assist Stefania. Francesco ci dice: bisogna essere più cinici e crederci di più per il grande sogno. Forse questo è l'unico neo, perché il Catanzaro oggi alla conta Oggi delle sì. occasioni ne ha avute forse di più della Cremonese. Qualcuno in più. Quelle più nitide, anche se vogliamo, perché mi viene in mente quel diagonale di Ambrosino nel primo tempo, uscito di un niente, al termine insomma di una bella corsa verso la porta avversaria. Mi viene in mente quella fantastica azione orchestrata dal Catanzaro, conclusa da Biasci con il salvataggio di Antov, praticamente a salvare il risultato. Ovviamente quella fallita da stoppa poi nei minuti finali, insomma. A parte quella di Biasci, che probabilmente la palla finiva in porta, quindi lì insomma c'era poco da correggere, le altre due insomma mira da rivedere, quindi manca un pochino di cinismo, di lucidità sotto porta, forse anche, parliamo di due giocatori giovanissimi, in questo Ma caso Ambrosino da certo. una parte, Stoppa dall'altra, anche un pochino di esperienza, no? E di malizia nel riuscire ad incidere in partite così importanti e delicate. Quindi è chiaro che se il Catanzaro riuscisse a correggere anche questo aspetto, come anche tante volte lo abbiamo visto anche in questa partita, la scelta sbagliata proprio nel momento dell'ultimo passaggio, no? Se il Catanzaro riuscisse a migliorare anche questo aspetto, è chiaro che diventa una formazione insomma, che non ha Che limiti, non ha limite, non ha probabilmente non ha limiti. neanche difetti, perché oggi il Catanzaro sarebbe stato perfetto Sì, cacciato questa dietro ha rischiato cosa. poco alla Sì. fine oggi. C'è stata una situazione nel primo tempo, forse un pallone gestito male, perso a centrocampo e gestito poi male, quella dove poi è arrivata quella parata strepitosa di Di Fulignati, perché è Fulignati. stata una parata che ha mostrato dei riflessi allucinanti del portiere giallorosso, quindi che ringraziamo sentitamente perché è davvero una parata a salvare il risultato alla luce dei fatti. Però poi ha sofferto poco, insomma, ha concesso poco, qualche conclusione della distanza, qualche cross, un po' di paura su queste palle, però anche sui calci d'angolo, voglio dire, la Sì. Cremonese è una squadra fisicamente il doppio del Catanzaro, giocatori strutturati, giocatori alti, fisici, che di testa spesso incidono. Non mi pare sia successo nulla di rilevante anche sotto questo punto di vista. Quindi, insomma, veramente una prova attenta sotto tutti i punti di vista. Che era quello che ovviamente bisognava fare, bisognava mettere in campo perché la Cremonese era un avversario tosto. Stefania citava prima Fulignati e Fulignati rientra nei nostri tre, nei tre migliori di questa sfida, quelli che si giocheranno l'MVP. Potete votare come ogni settimana sulla pagina Facebook di Catanzaro in Forma. In nomination trovate tre, veramente tre elementi che oggi hanno brillato. Il primo, Ambrosino, sfortunato nell'occasione dell'infortunio, ma davvero tanta, tanta legna e tanto lavoro in questa partita, soprattutto nel primo tempo. Ambrosino, è possibile votarlo con l'emoticon dell'abbraccio, Antonini con l'emoticon del cuore e Fulignati con l'emoticon del wow. Diciamo qualcosa, spendiamo qualche parola anche per Antonini. Ago Non c'è d'equilibrio.},     װ││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 
equilibrio, ago d'equilibrio e di fisico in una partita che era non facile per il centro della difesa. Poi per Fulignati ha detto tutto Stefania, quella parata, quella manona ha dato una grossa mano al Catanzaro per mantenere la porta inviolata. Mimmo, entro subito a gamba tesa e inizio con te, tra i tre chi votiamo? Guarda, io voto ad Ambrosino, perché soprattutto per l'infortunio che ha avuto, perché, e poi per quella splendida, prima parlavate delle occasioni, io qui che seguo e scrivo tutto quello che da una parte e dall'altra succede, ce ne sono 5 nitide a favore del Catanzaro, 2 nel primo tempo e 3 nel secondo tempo. È pur vero della grande parata di Fulignati al 28esimo, ma 2 minuti dopo Ambrosino ha fatto una cosa eccezionale. Ha fallito la rete, perché chiamiamo le cose con nome e cognome, però ha fatto una cavalcata di 30 o 40 metri almeno, portandosene 3 dietro. No, infilandosi in mezzo a 2 Marcantoni, vi prego di andarla a vedere che struttura fisica hanno quei signori, e presentandosi solo davanti al portiere con poca lucidità, direi là. Ma poi c'è stata quella su Biasci, io avevo già gridato alla rete, perché se non entra in quel modo Antov, che poi lo stesso Antov che ha salvato su Gemmello pure, oggi è stato protagonista Antov, quando ha tirato Biasci è stato Antov, mi pare, col colpo, e subito dopo, se vi ricordate, Gemmello su un errore del Cremonese era riuscito a superare il portiere e Antov si trovava sulla linea, cioè è stato forse il migliore da questo punto di vista. Ma tranquillamente Ambrosino, con la speranza anche, ripeto, che sia una cosa lieve, che possa tornare più presto, perché in questo momento c'è bisogno di tutti. È vero. C'è bisogno di tutti, anche perché secondo me, lo dicevamo a microfoni spenti, e queste sono partite che vanno subito in archivio, come andranno in archivio le prossime 4. Ma credo che già preparatore atletico e staff del Catanzaro, così come di tutte le squadre che, scusate, che rientrano nei playoff, abbiano già iniziato con un programma di preparazione fisica per poter affrontare nel migliore dei modi i playoff. Per arrivare ai playoff. Stefania, invece tu tra i tre? Io oggi premierei Fulignati, proprio perché ha inciso sul risultato, perché quella palla era indirizzata nello specchio, sarebbe finita dentro, e ha deciso quindi il risultato finale. Ambrosino, migliore in campo finché è rimasto in campo, sicuramente, poi però ha giocato mezza partita di fatto, quindi oggi ti dico Fulignati. Antonini è una costante, insomma, è proprio... Non fa io più non notizie. Capisco come facesse a giocare in Serie C questo giocatore, onestamente è qualcosa di incomprensibile. Storia strana quella di Antonini, perché si parla della Serie C di pochi mesi fa, ma ricordiamoci che prima Antonini addirittura era senza squadra, era un giocatore senza squadra, quindi veramente il merito al ragazzo di aver rialzato la testa, di essersi rimesso in gioco e di essere arrivato in un palcoscenico come quello di Catanzaro, meritatamente. A proposito di Fulignati, sottolineano che tante volte ce lo dimentichiamo, come oltre alla parata straordinaria è stato il primo regista. Vero. Non c'è dubbio. Ogni tanto ci dimentichiamo di sottolinearlo, perché ormai è così. Insomma, Fulignati è un difensore aggiunto, è uno che neanche, non solo difensore aggiunto, perché proprio smista palloni come un centrocampista, come un regista, quindi è un giocatore di movimento, non è un portiere. Ma sai cos'è? Che nel modo di giocare del Catanzaro ci sono delle posizioni acquisite che non fanno più notizie. Sì, infatti. Fulignati con i piedi non fa più notizie. Antonini, che ha affrontato dei Marcantoni che gli passavano qualche centimetro anche a lui, e anche fisicamente molto meglio messi di lui, ragazzi, ha un assenso della posizione. È sempre pronto a fare la diagonale, va al raddoppio quando vede in difficoltà, perché oggi è andato un paio di volte in raddoppio per aiutare a sinistra Veroli. Oggi l'ha chiarito, oggi l'ha chiarito, chiesto per l'ennesima volta. Allora per aiutare Veroli, e poi la cosa che lo premia ad Antonini è la velocità con cui si è inserito in una squadra che andava bene. Vero.
Vero, vero, vero. Ad alcuni ha ricordato anche come numeri l'acquisto di Tulli, se vi ricordate, quando arrivò Tulli a gennaio, che nelle prime 5 fu decisivo, segnava ad ogni Abbastanza, partita. sì. Quello è un acquisto per incisività, ecco, Antonini andrebbe messo a paragone con Tulli, altro acquisto dell'epoca noto a gennaio. Ruoli diversi, però Antonini anche lì, dal punto di vista delle marcature, ci siamo. Non ha giocato solo il Catanzaro in questo turno, hanno giocato No. anche le altre, eh no, anche se a noi interessa solo il Catanzaro, però hanno giocato anche le altre e sono dei risultati importanti quelli che sono usciti dalla Anche 34esima 0-0 oggi è giornata. strano Sì, perché in genere la Serie B regala gol a è raffica. stata colpa di Feralpi, Salò e Como che i gol li hanno presi tutti loro, li hanno fatti tutti loro. Ne hanno fatti 7, ne hanno No, no, fatti dico 6, 6-0 a 6-0-0, sì, 0. 6-0-0, invece il 2-5 tra Feralpi, Salò e Como, partita ovviamente con più reti. Palermo-Parma l'aveva aperta questa giornata con il primo risultato ad occhiali, poi Catanzaro-Cremonese 0-0, Reggiana-Cosenza 0-4, Ascoli-Modena 0-0, Bari-Pisa 1-1, Feralpi-Salò-Como, come abbiamo già detto, 2-5, Brescia-Ternana 0-0, Lecco-Venezia in rimonta, il Venezia si impone 1-2, Spezia Sampdoria 0-0, Sud Tirol Cittadella 0-0. Poche reti, tanti pareggi, la classifica è questa qui, una classifica che si va a riequilibrare davanti con il Parma che va a 70 e il Como che gli si avvicina a 67. La corsa del Venezia continua a 64, poi ci sono 4 punti di distacco tra i Lagunari e la Cremonese, che a Catanzaro prende un punto più utile per staccare il Catanzaro che non per raggiungere il Venezia sul podio. La Cremonese si ferma a 60, il Catanzaro a 50. 56, ci sono questi 4 punti, però ricordiamo che nel prossimo turno Cremonese e Venezia si affronteranno, quindi il Catanzaro avrà una chance comunque per accorciare. Su una delle Palermo due. su una delle due comunque ce la potrà avere. Speriamo su tutte e due, magari pareggiano, il Catanzaro vince e riesce ad accorciare un po' da tutte e due. Palermo 52, Brescia 46, Sampdoria 45, Pisa 44 insieme al Cittadella, Sud Tirol 43. Modena e Reggiana 40, Cosenza 39, Ternana 37, Bari 36 insieme allo Spezia, Ascoli 34, Feralpi Salò 31, Lecco 26. La classifica al momento rispecchia quelle che sono le forze del campionato. Parma e Como stanno giocando per adesso un campionato a parte e probabilmente sono le indiziate ormai a conquistare la promozione. Venezia e Cremonese restano lì per giocarsi terzo e quarto posto. Ma secondo te, Stefani, è proprio chiuso il No. discorso per il Catanzaro? Ah, ok. No, non è Catanzaro chiuso, non è chiuso terzo. probabilmente nemmeno per il secondo posto ancora, perché il Como, cioè, a mio giudizio è la squadra che forse meriterebbe di più per continuità, anche per la solidità che ha dimostrato. Però è vero che Venezia e Cremonese hanno perso tanti punti per strada, soprattutto nelle ultime partite, però io il Venezia non lo do per morto. La Cremonese la vedo ormai troppo attardata, ma al Venezia do ancora qualche chance di rientrare anche tra le prime due, seconda, perché secondo me per il primo posto ormai è andata. Per quanto riguarda il Catanzaro, guarda, dicevi bene, lo scontro diretto della prossima settimana tra Venezia e Cremonese potrebbe riaprire uno spiraglio al Catanzaro, perché qualora il Venezia perdesse con la Cremonese, poi non ci dimentichiamo, il Venezia deve venire a Catanzaro, quindi è Esatto. chiaro che i punti da recuperare ancora sulla formazione lagunare ci sono in virtù appunto dello scontro diretto. Quindi non è detta l'ultima parola. Intanto bisogna preservare con le unghie e con i denti il quinto posto dagli eventuali attacchi del Palermo, che non mi sembra corra in maniera eccessiva, però bisogna guardarsi comunque le spalle dal Palermo e poi sì, strizzare l'occhio eventualmente al quarto posto, che significherebbe saltare il primo turno dei playoff, non ce Non lo è tanto, dimentichiamo, eh. non sarebbe cosa da poco, non sarebbe cosa da poco. C'è anche qualche messaggio prima di venire da te, Mimmo. Qualcuno ci dice: la prossima sarà decisiva per il quarto posto, ci dice Grace. E poi Giuseppe, tornando al discorso che facevamo prima sul cinismo, sul livello del cinismo del Catanzaro, dice: con un po' più di precisione oggi saremmo riusciti a prendere i 3 punti. Anche questo è vero. Precisione forse.
in quell'occasione, nell'occasione finale che poi vedremo anche negli Questo è come highlights. dire: stop, stanotte non dormi, perché per ricordarglielo che Ma stanotte credo credo che abbia gli incubi. sì, la rivedrà secondo me quell'azione, perché lì probabilmente il Catanzaro ha accarezzato la possibilità Vabbè, dello diciamo scherzetto alla che c'è Cremonese. stato Iemmello che gli ha detto: Gli auf, se non segni come mo', si dice quando ti scattano il cioccolatino, no? Esatto, se non segni adesso non segnerai mai più nella tua vita. Insomma, potremmo dare questo tipo di, ma non è così che può capitare, però ti rimane, sì, perché insomma, hai avuto un'occasione di quelle, credo che il primo a soffrirne sia il giocatore stesso, insomma. Assolutamente. Ah beh, certamente, certamente, certamente. Poi, al di là di tutto, lo ripetiamo perché è giusto ripeterlo, al di là di come è finita, al di là dell'occasione sprecata, del mancato gol, il Ceravolo ha salutato tra gli applausi anche questa volta il Catanzaro, ed immagine davvero bellissima che abbiamo commentato in diretta con Stefania e anche con gli altri colleghi allo stadio, bellissima davvero l'invasione di campo dei bambini al termine della partita. Quella è stata l'immagine più bella che Ho una ha... domanda da farti. Bah, io ce ne avevo un'altra, Da però sento la no, da tua farla prima. tutte e due. Sentiamo, sentiamo. Petriccione Ghion. Ah, mi A hai voi la, a voi anticipato. la, prima che la facciate voi a me, la faccio io a voi. Gioca d'anticipo, È chiaro che ne dobbiamo parlare perché oggi per la prima volta li abbiamo L'abbiamo visti visto in campo. insieme per pochi minuti, Esatto. perché sono stati pochi minuti effettivamente nel corso dei quali li abbiamo visti insieme. Ed è vero pure che forse non era la partita perfetta per vederli perché con la Cremonese che comunque creava anche grande densità in mezzo al campo, non era facile riuscire a vedere quelli che possono essere le dinamiche, no? I movimenti e le manovre dei due giocatori. Spero ci siano altre occasioni, perché oggi secondo me non è stata così probante come situazione, non hanno offerto chissà quali grandi giocate, tant'è che poi insomma ha subito corretto il tiro richiamando Petriccione dopo aver preso il giallo però Petriccione, quindi rimettendo un altro giocatore con una grande corsa come Pompetti. Quindi insomma è una soluzione da rivedere. Attendiamo di poterla rivedere nelle prossime partite, anche se non lo so. È un po' un punto Voglio interrogativo. vedere come li schiera e che cosa, come intende farli muovere in campo, perché così a bocce ferme sono due giocatori che finirebbero per pestarsi i piedi, no? In alcuni momenti della partita. Però è vero, hanno tanta di quella qualità che forse sono anche in grado di riuscire a compensarsi. Quindi non lo so. Aspettiamo di vederli in partite, per Diverse. scampoli di partita più grandi, più lunghi. Io ti dico invece, Mimmo, che probabilmente non era questa la partita per vederli, per testare l'esperimento che è stato fatto a Giovino. Sono curioso però di vedere se il Catanzaro riuscirà a giocare con tutti e due questi giocatori come all'epoca era riuscito con Petriccione e Pompetti. Anche all'epoca, quando il Catanzaro aveva schierato due centrocampisti centrali più di qualità che non di legna, di rottura, anche lì eravamo in dubbio e invece la coppia Petriccione e Pompetti ha dimostrato di funzionare. Sono state diverse le partite in cui funzionò quella coppia, anche con Guion Pompetti. Adesso, come potrebbe funzionare questa coppia particolare tra Petriccione e Guion? Magari con i due vertici, spostando Petriccione davanti alla difesa e Guion un po' più avanti. Questo potrebbe essere. Però è un gioco sottile d'equilibri, perché oggi, per esempio, questo avrebbe potuto, secondo me, un po' squilibrare il centrocampo. Quindi non era la partita per testarlo davvero. Ti leggo invece il commento di Domenico, sempre su questa cosa, visto che Domenico aveva anticipato anche te, aveva detto. L'esperimento secondo lui è un esperimento riuscito, però stiamo attenti perché uno potrebbe oscurare l'altro. Oggi è il caso di Guion. Secondo lui No, non so, potrebbe su questo essere. non sono d'accordo. Io sono della teoria dei vecchi allenatori che chi ha i piedi buoni può giocare insieme a chi ha anche i piedi buoni. E quei dualismi creati negli anni tipo Mazzola, Rivero o quanti altri binomi che dovevano scindersi per forza. Però hai fatto una giusta osservazione quando tu mi hai detto Pompetti, la perplessità che Pompetti potesse giocare, però c'è una differenza di passo, perché Sì, Petriccione e certo. Guion sono più lenti Più rispetto al compassati. Pompetti che noi Sì. vediamo. Pompetti fa della velocità la sua arma migliore. Sì. E
ed è una grossa realtà. E ricordiamo che mi pare sia di proprietà del Sì, Catanzaro è Pompetti, di è un proprietà. ragazzo che veramente, diciamolo, in prospettiva questo può tranquillamente raggiungere i traguardi che merita. E loro sono più compassati dal punto di vista dello stare insieme. E qualche perplessità te la può creare, ma chi resta a fare legna? Il solo Sunas? Che beato lui, è un diesel perché, oh, ma ne macina di chilometri durante la partita, no? E poi non disdegna di continuare ad essere su tutti i palloni che lui ritiene di poter, questo ne va magari qualche volta a discapito della lucidità, però è essenziale pure lui, che non ha mai giocato in Serie B, ha vinto qualche campionato, ma non ci è mai arrivato. Ecco, l'unica perplessità che ho io è questa, della velocità di ambedue, perché sono due ragionatori e È quando vero. Ma per tu questo secondo incontri me devi una. trovare la partita giusta. Sì. Esatto, tra l'altro, potrebbe essere utile in alcune partite, sono d'accordo con voi. Sì, forse in alcune partite potrebbe essere una Sono soluzione. d'accordo con voi. Allora, chiudiamo il discorso Petriccione Sunas con altri due messaggi. Sergio ci dice: penso che Petriccione può giocare più avanti dietro le punte, come ha fatto Vasquez oggi nella Cremonese, e Guion playmaker davanti alla difesa. Anche questa è una soluzione. Certo, speriamo che nel caso giochi meglio di Vasquez, perché oggi Vasquez non ha fatto una Peggiore grande in campo, partita. Oggi sì, forse. tra i peggiori in campo nelle fila della Cremonese. Luigi, sbagliato far giocare Guion e Petriccione insieme. Secondo me è meglio alternarli così in quel ruolo, sempre forze fresche. E comunque ti neghi un centrocampista che spezzi l'azione degli avversari e metti meno fisicità. Vero anche questo, e aggiungiamo a margine anche che oggi era assente Verna. Il Catanzaro ha dovuto rinunciare a Verna alla vigilia per un problema muscolare, un indurimento. Verna, che poi ha seguito anche la partita dalla tribuna stampa, era accanto a noi, faceva il terzo allenatore, dava le indicazioni direttamente dalla tribuna stampa, e si sentiva, per quanto gridava, si sentiva lo stesso. Allora, noi adesso ci andiamo a vedere le immagini della partita, di questa bella sfida che c'è stata tra Catanzaro e Cremonese al Ceravolo. Le immagini, Linea? linea alla regia adesso. Alla regia, no, Linea no, alla regia. Tolomeo. No, Tolomeo lo interpelliamo dopo. Ah. Tolomeo lo interpelliamo dopo. Tutto, abbiamo visto la sgroppata di Ambrosino, che è una delle immagini più belle del primo tempo, e poi ovviamente quel gol fallito nel finale, che avrebbe potuto scrivere una storia diversa per questa partita, forse ripagare anche del famoso colpo di testa di Antonini contro il Como, no? Quel gol annullato. Poteva essere una sorta un po' di vendetta, tra virgolette, di vendetta. Un gol questa volta nel finale sarebbe stato assolutamente buono. Ha colpito in questa videosintesi la parte finale di Tolomeo, quando Sì, Tolomeo ha c'è le detto imprecazioni in le svariate imprecazioni lingue. svariate lingue. Allora, noi, per sapere in che lingua ha imprecato Tolomeo, ci colleghiamo con la regia e glielo chiediamo: Ma in mi che interessa così lingua? tanto, dai, mamma mia, in italiano, dai, in Italiano, italiano, non in linguaggio aulico, insomma, non come ries dice. Tutto bene? tutto bene, noi Tutto benissimo. benissimo, un bellissimo Non so se pomeriggio. lo sentono però, eh. Probabilmente sì, Mi dovrebbero dovrebbe. sentirlo. Scriveteci se ci sono dei problemi di audio. Però c'è qualcosa che ci puoi dire oggi, Rob? Sì, avrei qualcosa da dire, però prima voglio essere sicuro che ci ascolti. Quindi magari andate avanti e insomma Allora, proviamo a andiamo fare avanti questa. prima di sentire quello che ci deve dire Roberto. Highlights di una partita intensa, di una partita veramente di Serie B, quella. Stefania, che cosa? Mimmo diceva prima, sicuro stoppa non segna, però ti passa davvero davanti agli occhi quell'occasione per tutta la settimana a questo punto? Sì, allora è chiaro che è uno di quei gol mancati che pesano, no? Perché avrebbe potuto decidere la partita e anche forse le sorti, no? di una classifica che poteva cambiare, perché è chiaro con 2 punti più il Catanzaro, uno in meno la Cremonese, nell'ottica dello scontro diretto tra Venezia e Cremonese alla prossima giornata, è chiaro che il quarto posto sarebbe stato non alla portata, ma proprio ad un tiro di schioppo. Quindi cambia molto, però non deve cambiare niente, nel senso che ci può stare sbagliare un gol così, sicuramente fa male, però deve dormirci su invece e
deve farsi trovare pronto per i playoff, perché l'importante è che questi gol non li sbagli ai playoff. Ai playoff, perché ovviamente perché avranno un peso, forse potremmo forse hanno un peso diverso, però al di là dell'occasione di stoppa, bella è stata anche l'occasione che si era costruita però ci prima che si sente, Tolo? Tolo si sente, adesso allora tra poco lo interpelliamo, Dicevo Mimmo, bella l'occasione anche che si era creato Ambrosino, e forse è un peccato perché oggi il gol lo avrebbe meritato, al di là della prestazione, per come questo ragazzo si sta facendo in quattro al momento. Detto, vero? Guarda, ha fatto una cosa eccezionale, gli sarà costata secondo me in termini di lucidità, perché era un treno in piena corsa. Ma secondo me sono errori dovuti all'età, perdonatemi, cioè con un'esperienza in più, è chiaro che se facciamo qualcuno, venendo mi diceva, se quel pallone di stop fosse stato sui piedi di Van de Putte o Iemmello, sì. Però c'è una differenza d'età notevole. Probabilmente all'età di stop anche Iemmello qualche gol in quel modo l'ha fallito. Anche di sangue freddo, no? Sì, insomma, ma è questione diversa dell'esperienza che ti porta a non ragionare. Vedi una palla in quel modo, la porta bella spalancata, sei sicura di metterla dentro e vai, perché lì è quello che ha fatto più difficile se avesse segnato, che sia ben chiaro. Sono quelle classiche occasioni che i vecchi cronisti dicevano era più facile metterla dentro che sbagliare, sbagliare questa rete. Beh, guardiamo avanti con serenità, come diceva Stefania, e pensiamo che da qui a quattro partite inizierà un altro campionato totalmente ristretto, diverso. Totalmente diverso, dove si incontreranno senza differenza, ecco, la mentalità dei playoff. Beh, ma non siamo maestri in questo, anche se di Lega Pro Serie C dell'epoca, però la mentalità è che quel mini campionato che si fa dei playoff è un mini campionato dove tu devi non solo pensare di avere a che fare con le migliori della Serie B, perché lì non ci arrivi per caso, no? Ma anche con qualche famosa squadra rivelazione o outsider, outsider come la vogliamo chiamare, che di solito è quella che rompe le scatole di più di tutte. Bisogna vedere di interpretare proprio questo. Prendiamo per esempio i playoff dell'anno scorso, dove, perdonatemi, ma nemmeno indicato, anche se noi abbiamo fatto il tifo per Claudio Ranieri, però era il Cagliari, era quella che è vero. Insomma, non era molto accreditata. Non era favorita. Non era favorita neanche dagli scommettitori, diciamo. Abbiamo fatto il tifo per quella volta, sì. E lì bisogna prepararsi. Bisogna prepararsi veramente con testa e gambe. È vero. E allora ringraziamo Massimo che ci ha sbloccato un ricordo, anche se il ricordo non è proprio il massimo, per fare anche il gioco di parole. Stoppa mi ricorda il cucchiaio di Giannone. Cioè, no, cosa ci hai sbloccato Massimo? Cosa ci hai sbloccato oggi? Ecco, adesso stanotte, stanotte non dormiamo, perché ritorniamo a quella sera di San Valentino di Castellammare. Però a parte questo abbiamo anche dove un altro... arrivò quel famoso messaggio, non te lo ricordi tu. Quale messaggio? In studio è arrivato. Quale messaggio? Un messaggio dove c'è scritto: il rigore di Giannone è più brutto di Mimmo Barbaro senza. Ah, è vero, è vero, è vero. Lo mandò un Antonio, se un non Antonio, bravissimo. Che salutiamo, un Antonio che salutiamo. Salutiamo. Uno spunto però di riflessione, ve lo lancio a tutti e due in maniera telegrafica. Anna Maria ci dice: ma perché la squadra in trasferta sembra che giochi e sia più performante? Allora, dipende fondamentalmente dal fatto che in casa le altre squadre tendano a giocare di più, anche se non è il caso di oggi della Cremonese, perché la Cremonese non è certo una squadra che viene al Ceravolo per difendersi o comunque per rompere il gioco del Catanzaro. Però tendenzialmente è un po' questa, insomma, la sintesi in maniera molto spicciola, perché in casa chi gioca in casa cerca sempre di imporre il proprio gioco, comunque di fare gioco, e quindi concede più spazio al Catanzaro, che di conseguenza di fronte a squadre che concedono maggiori spazi si esprime al meglio. E in casa spesso non è successo, però non possiamo dire che non sia successo nelle ultime due gare, perché con il Como
Catanzaro nel primo tempo aveva fatto una partita Partitone, perfetta, vero. Poi chiaro, vengono fuori le differenze anche di esperienza, di tecnica individuale, anche la profondità della panchina poi a fare la differenza in tante situazioni. Anche oggi con la Cremonese non mi pare che il Catanzaro non sia stato performante, anzi, le difficoltà il Catanzaro le ha avute in casa con quelle squadre che non ti fanno giocare, la Reggiana su tutte, no? Quindi è lì che probabilmente ha incontrato la maggiore difficoltà. Reggiana, anche Ascoli poi al di là della vittoria, quelle sono state. Però c'è equilibrio, perché Catanzaro su 10 partite ne ha perso 5 in casa e 5 in fuori. Non c'è. In casa ne ha vinto 8, 8 vittorie in casa e 8 vittorie fuori casa. Ha un equilibrio il Catanzaro. Fantastico, insomma, ha soltanto i pareggi non sono uguali, perché 4 l'ha fatta in trasferta e 3 in casa, però voglio dire è preciso come ruolo di marcia, insomma non fa molta differenza, eh. Un cammino d'equilibrio forse a livello di prestazioni, sì, sarei d'accordo, perché le più belle prestazioni forse l'abbiamo fatta fuori casa. Sì, poi c'è. Però ragazzi, la prova di oggi, secondo me è una delle migliori. Una delle, e insisto, sì, vero. Anche il primo tempo contro il Como, perché vero. Il Catanzaro è stato perfetto. Vero. Ma oggi era una prova di maturità pure. Ma sono tutte queste partite prove di maturità, perché sono tutte una sorta di playoff anticipati, no? Stai già testando il tuo livello di preparazione contro squadre che poi dovrai affrontare ai playoff. Il Como speriamo di no, perché onestamente io vorrei evitare il Como, spero che se ne vada in Serie A. Stavo guardando però le ultime 4 partite del Como, che incontra squadre che ancora non sono sicure del playoff. Non è ancora tutto scritto. Sì, ancora c'è tanto da dire, adesso ci andiamo a vedere Vivarini, intanto sento di... No, ok. Allora, adesso tra poco ci andiamo a sentire Vivarini, però lo andiamo a vedere. Prima vi leggo questo messaggio perché è bellissimo. Gian ci dice: se avesse segnato Stoppa, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia avrebbe rilevato una scossa di terremoto di 2.5 su Catanzaro. Secondo me anche più alta, stai tranquillo, anche più alta, perché sarebbe stato davvero, davvero un terremoto. Invece torniamo a parlare di equilibrio. Vivarini in sala stampa dopo la Cremonese. Mister, buonasera. Bella partita, due belle squadre, oggettivamente due belle squadre, pareggio forse tutto sommato giusto, con occasioni da una parte e dall'altra. Insomma, forse una sorta di prova generale dei playoff, insomma, laddove si vedranno questo tipo di partite. Sì, è stata veramente una bella partita. Io penso giocata bene da entrambe le squadre, perché senza troppi tatticismi, però molta attenzione sul lavoro da fare, quindi grande applicazione da entrambe le squadre. Alla fine ne è venuta fuori una partita che sicuramente abbiamo fatto divertire anche il nostro pubblico, che è una cosa che ci tenevo tanto, perché comunque poi l'unico rammarico è il risultato che... ma per i ragazzi, perché giustamente hanno veramente spinto tanto, hanno lottato per tutto quello che si poteva fare, per quello che avevamo preparato, quindi ero molto più contento chiaramente se si vinceva, però di fronte avevamo una squadra veramente di livello. E ho visto fare un cambio alla fine con Falletti e Coda, voglio dire, alla fine diciamo va bene la prestazione, peccato per il risultato. Va bene la prestazione, peccato per il risultato. Alla vigilia aveva detto: questa può essere anche un esame di maturità e c'è la curiosità di vedere se siamo diventati una grande. Alla fine, dopo questo 0-0, l'impressione qual è? Il Catanzaro è diventato una grande? No, ma noi siamo una grande squadra, siamo una squadra, diciamo, che per questo campionato abbiamo fatto vedere delle cose straordinarie durante tutto l'anno, però non lo devo dire io, quindi chiaramente l'abbiamo dimostrato anche oggi, giocando contro una squadra attrezzatissima. E se andiamo a vedere le occasioni da gol, sicuramente ne abbiamo avuti molto di più noi. Speriamo di far bene fino alla fine in questo modo. È chiaro che da parte nostra cresce la consapevolezza che ce la possiamo giocare con tutti, e questa è una cosa bella in funzione delle prossime partite che dovranno arrivare. Mister Ambrosino, fino a quando è rimasto in campo stava facendo un partitone, le chiedo che cosa si è fatto.
Ma ha ricevuto diciamo un pestone con tutto il peso del corpo dell'avversario, gli si è bloccata un po' la caviglia, vediamo adesso l'entità del danno, speriamo che riusciamo a recuperarlo nel più breve tempo possibile, insomma vediamo un po'. Mister, ieri lei chiedeva una grande applicazione difensiva anche da parte del Catanzaro e c'è stata, perché insomma sì, la Cremonese ha avuto un paio di occasioni, però insomma difesa molto bene. Però io voglio focalizzarmi un attimo su un'azione, quella del 15° del secondo tempo. Ne abbiamo viste tantissime quest'anno del Catanzaro così, ma insomma è veramente la summa di quello che è il Catanzaro quest'anno, quell'azione lì. Ma guarda, noi oggi abbiamo fatto un lavoro difensivo importante ed è su questo aspetto qui abbiamo lavorato molto in settimana, perché non far crescere, non far guadagnare campo la Cremonese era un qualche cosa che a loro non era mai capitato. Abbiamo fatto una pressione diciamo importante su di loro e in una sola occasione abbiamo sbagliato, abbiamo lasciato un uomo libero a centrocampo che ci hanno guadagnato campo e per poco non ci facevano anche gol con la parata di Fulignati. L'unica volta che abbiamo sbagliato una scalata che dovevamo fare. Quindi l'applicazione della squadra insomma è qualcosa che, al di là del possesso palla, che poi quello lo si vede, diciamo lo vedete, mi fa piacere che lo sottolineate, però anche il discorso in fase di non possesso, oggi veramente siamo stati molto attenti e molto bravi. Partita d'attenzione, come ha rimarcato il mister, e così di fatto l'aveva preparata in settimana. Era impossibile abbassare il livello della concentrazione davanti ad un avversario come la Cremonese. Partita oggi, e il mister lo ha ribadito, di attenzione totale dal punto di vista difensivo. Poi al di là di quello che abbiamo visto dell'errore di stoppa, qualche piccola pecca nelle conclusioni c'è stata. Prova generale per i playoff e poi ti segnalo, Stefania, quella battuta del mister quando gli ho fatto la domanda sul Catanzaro grande, su quella curiosità che aveva detto lui, ho la curiosità alla vigilia di vedere se il Catanzaro è realmente grande con le grandi. La prima risposta di Viverini è stata: il Catanzaro è già grande, sì. Quindi è già sicuro di questo. Ma guarda, la partita di oggi è solo un'ulteriore conferma, perché una squadra che va a vincere a Parma, una squadra che fa quel primo tempo col Como, una squadra che batte la Sampdoria in casa, è vero che probabilmente la Sampdoria non era in un buon periodo, però è sempre andare a vincere a Marassi, non ce lo dimentichiamo, una squadra che vince a Palermo, una squadra che non ha fatto uno o due risultati contro le grandi, ne ha fatti tanti contro le grandi di questo campionato, contro le corazzate di questo campionato, non ultima la prestazione di oggi, quindi è sicuramente il Catanzaro a tutti gli effetti una grande di questo campionato, e se lo è lo si deve soprattutto al signore che abbiamo appena sentito, perché forse ogni tanto ci dimentichiamo di parlare di Vivarini, ma ha fatto qualcosa di straordinario con questa squadra, e se l'anno scorso era scontato per la forza della squadra che aveva a disposizione, quest'anno sta dimostrando che è il manico la vera forza del Catanzaro. Fattore Vivarini che pesa tantissimo, no Mimmo, quest'anno? Ma io stavo pensando, adesso che mentre parlavate, che probabilmente il tutto è nato dalle ceneri di quel 5-0 col Parma, laddove il Catanzaro ha capito, forse con quel cazzottone preso in pieno viso, perché non è stato neanche uno schiaffo sulla guancia, ma lui un cazzotto che tu prendi davanti con una frattura multipla del setto nasale e quant'altro, è stata pure intanto essere andati sotto la curva e aver preso gli applausi, perché qualora loro avessero avuto qualche dubbio su quel 5-0, il popolo giallorosso, che rimane sempre il migliore, la migliore tifoseria europea, perché quella mondiale non la seguo molto, ma voglio dire, da lì forse è partito il tutto, di calarsi nella realtà della Serie B e di capire che avevi la possibilità di imporre il tuo gioco, di assimilarlo secondo i dettami di quelli dell'allenatore, che proveniva da un'intellettura che in Lega Pro aveva fatto sfracelli, quindi si trattava soltanto di credere che andando in Serie B
avevi elementi che quei risultati in Serie Lega Pro non li avevi raggiunti per caso, ma o perché gli altri erano scarsi, no, ma li avevi raggiunti perché tu eri più forte di tutto e l'hai ucciso il campionato. Perché se vuoi facciamo un'analisi, il campionato che vinto era già vinto a dicembre e a gennaio. Vero. E hai avuto modo di costruire, seppur con tanti novizi per il campionato professionistico, ma con gente che si applica e che capisce perfettamente il mister. E ti devo fare un plauso perché hai avuto la capacità a Viverini, dopo che lui si è fatto la domanda, tu sei stato quello che gli ha detto: adesso risponditi. Ecco, risponditi, perché lui si è fatto la domanda dicendo: voglio vedere se. Grazie a Gianfranco ha confessato che le Catanzaro è già grande, ma non dalla prestazione di oggi, oserei dire io, ma per come ha condotto questo e sta conducendo questo campionato. Vero, vero, vero. Abbiamo ascoltato le parole di Vivarini, l'analisi del tecnico del Catanzaro, e adesso per par condicio andiamo ad ascoltare anche come l'ha vista Mister Stroppa dalla panchina della Cremonese. Non era semplice venire qui contro il Catanzaro e fare questo tipo di partita. Quindi mi prendo il punto, lo teniamo distante, mancano 4 partite, quindi non è finito nulla. Peccato aver perso terreno da chi ci precede. Le partite bisogna vincerle quando hai le occasioni. Questo è un trend che purtroppo ci vede protagonisti da quando sono arrivato. La percentuale tra quello che creiamo e quello che realizziamo purtroppo non è così alta per le reti fatte. Era importante non prendere gol, ritornare a essere squadra se vogliamo, con personalità. Credo che la squadra, a parte un inizio in difficoltà dove abbiamo giocato la palla un paio di volte che sono ripartiti, poteva andare ancora più in difficoltà, ma credo che poi piano piano abbiamo preso misure, abbiamo preso il campo nel modo giusto. È sembrato un po' una sorta di prova generale per quelli che potrebbero essere i playoff, nel senso che due squadre che meritano evidentemente i playoff e che, insomma, si sa che bisogna stare attenti nei playoff laddove un singolo episodio può decidere veramente un'intera stagione. Assolutamente sì. Se vado a vedere le ultime 4 partite, cioè penso che potevamo lavorare e giocare per il primo posto e ci troviamo qua a giocarci il quarto. Talmente siamo andati forte lì davanti tutti, che un pareggio, una sconfitta, noi nelle ultime 5 abbiamo perso 3 volte, oltretutto in situazioni impensabili, su partite dominate, con situazioni non concesse, eppure abbiamo perso le partite, quindi abbiamo perso questo treno. Quindi a livello psicologico oggi, secondo me, all'inizio abbiamo pagato anche la freschezza mentale. Ecco, per esempio, oggi il Catanzaro, oggi la Cremonese, secondo me all'inizio della partita Catanzaro era molto più fresco mentalmente nel fare quello che sa fare. Grazie. Analisi onesta quella di Stroppa a fine partita. Anche qui rimarchiamo due cose: la prima, la difficoltà con cui la Cremonese era arrivata qui dal punto di vista mentale, perché 3 sconfitte nelle ultime 5 sono roba pesante, doveva rialzare la testa e lo ha fatto, perché è stata una prova importante anche quella della Cremonese. L'ammissione che dall'altra parte si è trovata non una neopromossa alle prime armi, ma una squadra che già si sta preparando, sta affilando le lame per i playoff, come il Catanzaro. Ha detto testualmente: non era facile venire a fare questa partita qui a Catanzaro. E poi quella parte finale in cui dice: davanti tutte si sono messe a correre, Parma, il Como, la Cremonese stessa, il Venezia, il Catanzaro anche, perché, come si diceva, tutte hanno perso un po' di punti con tutte, però quel gruppo lì è quello che si è dimostrato finora più costante, finora più bravo nella corsa, e che si giocherà ovviamente il rush finale per le posizioni importanti. Andiamo in regia, torniamo da Roberto Tolomeo. Siamo in credito, siamo in debito con lui di un intervento. Roberto, allora stavamo dicendo. Sì, no, volevo soltanto lanciare un appello, ma più che altro un appuntamento per un'altra squadra giallorossa che già i playoff li comincia domani, ed è la squadra di basket, la Basket Academy, che domani alle ore 19 alla Pala Pulerà sarà impegnata in gara 1 contro il Palermo, ingresso gratuito.
sarà un percorso diciamo abbastanza lungo, perché questi sono i quarti di finale, bisognerà vincere diciamo i playoff e poi eventualmente ottenere la promozione in un ulteriore spareggio contro la vincente del Veneto, però insomma la squadra ha dimostrato nel corso del, insomma, del campionato di saper insomma di avere un suo valore, diciamo ha vinto la regular season con una giornata d'anticipo. L'ambiente è anche abbastanza bello, insomma ho avuto anche modo di seguirlo, quindi se non avete insomma se volete diciamo seguire un buon spettacolo sportivo insomma domani l'appuntamento è al Palapulerà alle ore 19, Catanzaro Palermo gara 1. E hai fatto bene a ricordarlo, perché comunque sono giallorossi, comunque è una squadra di Catanzaro e lo Sport di Catanzaro è bello che primeggi dovunque, quindi anche noi ci uniamo a questo appello, diciamo forza ragazzi e vi invitiamo ovviamente ad assistere a questo incontro. No, forse non ho detto una cosa importante, e sono i playoff per la promozione in serie B2, cioè non siamo allo stesso diciamo livello della squadra di calcio, però comunque merita di essere seguita e di essere sostenuta. Questi sono i playoff della serie C unica e la vincente sarà promossa in serie B2. Hai fatto bene a rimarcarlo. Un'altra cosa che rimarchiamo in chiusura, oggi prima della partita del Catanzaro prima squadra ha giocato anche la nostra Primavera, che la scorsa settimana si era qualificata ai playoff in extremis vincendo a Foggia nell'ultima partita ed incassando anche il risultato favorevole del Latina, che non era riuscito a vincere, che dunque gli aveva dato la possibilità di agguantare l'ultimo posto utile in griglia. Oggi la prima gara dei playoff dei nostri Aquilotti, che hanno pareggiato 0-0 con l'avversario con cui sono stati accoppiati, la Virtus Francavilla. Tra una settimana ci sarà gara 2 in Puglia, gli Aquilotti avranno la possibilità di giocarsi le loro chance di accedere al secondo turno degli spareggi. Facciamo anche a loro un grande in bocca al lupo, perché anche loro sono il nostro Catanzaro. Siamo arrivati in fondo alla nostra trasmissione, al nostro studio giallorosso post cremonese, allora tocca darsi anche l'appuntamento per il prossimo turno, per il prossimo step del campionato. Prossimo step, vediamo quale sarà la giornata, eccola qui, la 35esima giornata, che vedrà il Catanzaro impegnato in esterna, impegnato il venerdì sera a Pisa alle 20:30, partita importante. Quindi noi ci vedremo subito dopo la partita, ci vedremo venerdì notte. Venerdì notte. Non prendete impegni venerdì notte, il venerdì passatelo con noi. Col cellulare a letto. Pisa Catanzaro, della quale partita ovviamente abbiamo parlato anche in settimana, ci sono delle restrizioni per i tifosi giallorossi, obbligatoria la tessera, mi raccomando. Seguite anche le colonne di Catanzaro in forma, dove verrà riportata anche la marcia d'avvicinamento dei giallorossi alla sfida contro i toscani. Intanto è già su Catanzaro in forma la gallery della sfida contro la Cremonese, firmata dal nostro Antonio Moniace, e ve la potete andare a godere. Completeranno il turno della 35esima poi l'importantissimo Venezia Cremonese, che noi guarderemo con un occhio interessato. Modena Sud Tirol, Parma Lecco, Ternana Ascoli, Cittadella Feral Pisa, Brescia Spezia, Cosenza Bari, Palermo Reggiana e Sampdoria Como. Anche questa, sono partite il prossimo turno ricchissimo davvero di impegni interessanti. Posso chiederti da guardare? Perché questo inasprimento per andare a vedere Pisa che Catanzaro? Perché ovviamente c'è la vicinanza, poi c'è anche la vicinanza tra Pisa e Firenze, c'è il gemellaggio tra Catanzaro e Firenze e i rapporti non proprio bellissimi tra Firenze e Pisa, idilliaci. Poi anche l'osservatorio l'ha considerata come partita ad alto rischio, partita calda, quindi questo è il motivo per cui si andrà con la tessera. Però l'importante è questo, di questo ne siamo certi, il Catanzaro sarà seguito anche lì da un altissimo numero di tifosi e andrà anche lì a fare la sua partita come l'ha fatta oggi e come il pubblico ha apprezzato, perché dal Ceravolo, lo ripetiamo in chiusura, il Catanzaro è uscito dagli applausi, tra gli applausi del suo pubblico, ed è così che vogliamo chiudere. Quindi grazie Stefania per essere stata con noi oggi, ci rivediamo venerdì notte, non prendo impegni. Va bene, grazie Mimmo.
Grazie, grazie anche a te Mimmo. Grazie a voi e grazie a chi ci ha seguito soprattutto. E chi ci seguirà venerdì notte, lo ripetiamo. Grazie anche a Roberto Tolomeo al coordinamento, a Danilo Scalise in regia, tutta la squadra di Catanzaro in Forma per questa produzione di Studio Giallorosso. Salutiamo anche Gigi Mardente a distanza e poi il direttore di Catanzaro in Forma, Riccardo Di Nardo, che come sempre ci mette a disposizione tutto questo. Grazie per essere stati con noi, buona serata e sempre forza Catanzaro.